mezzanotte ti è venuta una voglia notturna di veramente cioccolata. Non è mezzanotte, l'una e un quarto precisamente, quindi abbiate pietà di noi, non ci giudicate, siamo brutte, siamo sì, quindi, ma noi lo facciamo per non farvi sentire a disagio, noi ci combiniamo proprio brutte proprio per non mettervi in difficoltà. Sì, voi... pochi ingredienti ma selezionati per fare cosa? E adesso ve lo dico, un momento, extravergine d'oliva, cacao, farina manitoba, latte di riso, frumina, zucchero mascobato, lievito e mitica carlitella già pronta all'uso, guardate! Quindi... avevo voglia di una torta al cioccolato! Perché, diciamo la verità, dato che San Valentino... pensavo di fare una torta a mio fidanzato, ho detto ma dai, mi dai una manonezzina a fare una torta al cioccolato? Lei ha detto sì, a patto che però me la fai mangiare pure a me. Ho detto va bene, quindi torta al cioccolato light, non proprio dietetica, diciamo che meno calorica di una torta al cioccolato normale, però perché senza burro, senza uova, senza latte vaccino, senza zucchero, senza bianco, grassi animali, senza altro, è una torta sana, quindi con ingredienti sani. Ovviamente non è una cosa che potete mangiare tutti i giorni, soprattutto se siete a dieta, però vi assicuro che è molto più dietetica. Poi più in là faremo proprio una torta dietetica, alla frutta, diciamo solo questo, con pochissime calorie. Ora invece San Valentino facciamo una torta goduriosa. Ma comunque però sana, questo è l'importante, però bella golosa, la mamma fa, ci vuole San Valentino al cioccolato, ci vuole. Se no il fidanzato ti lascio, amore. Mi lascia, dice che ti ho fatto qua? Io la dieta lo fa, oggi è secco, che devo fare? Va bene, okay. Quindi iniziamo subito. Allora, tu mi pensi gli ingredienti? Io peso. C'ho pure questo qua di San Valentino con i cuoricini. E questo qua, sono proprio una valentina. Allora, come farina usiamo la farina manitoba o farina zero. Importante, non utilizzate la farina 00 che è troppo raffinata. La farina zero manitoba è molto più sana. Vai, benzina. Quindi buono, quando la già fa? La farina, versiamo la farina. Amido di frumento, frumina. Pesiamo. Vai Nenzina, abbiamo fatto anche la rima. Wow, è una merenda. Poi ci leggiti una poesia d'amore. Sì. Il mio cuore squacquaria per te. Ma come si diverte a far volare una polverina questa? Ok, perfetto. Ok, tutto fuori. 75 dentro e 100 fuori. Adesso zucchero mascobato, ovvero zucchero di canna integrale, che è molto più sano rispetto allo zucchero bianco, no? Che è raffinato. Versiamo anche lo zucchero di canna e iniziamo a mescolare. Ci aggiungiamo anche il lievito, una bella bustina di lievito, questo qua. Questo è il lievito bio, biologico per dolci, mi raccomando, a prescindere che sia bio o no. L'importante è che utilizzate un lievito per dolci. Scarica la batteria. Sì. Adesso si spegnerà la videocamera. Anche la videocamera si è ricevuta di guardarci. A luna di notte andata a dormire, vabbè. Aggiungo poi olio extravergine di oliva, mitico, se non lui chi? Polvere, io uso questo qua crudo, che è ancora più, è oltre a biologico, è sano, è vegano, è ottimo. Comunque qualsiasi cacao. Nenzina, ma dove sei andata? Sono andata ad accendere il forno. Brava! Perché deve essere il forno preriscaldato. Brava. Non cresce la cosa. Adesso quindi iniziamo a versare il latte. Io utilizzo latte di riso, questo qua di Carrefour. Abbiamo mostrato nel video del Carrefour insieme tutta la nostra spesa bio. Poi vabbè, voi potete mettere qualsiasi bevanda vegetale, latte di avena, latte di soia, latte di nocciole, latte di mandorla, tutto. Veramente qualsiasi latte vegetale. A noi piace perché a noi piace dolce. Questo qua, però è molto molto leggero, sì. Senza zuccheri aggiunti. Sceglietelo sempre senza zuccheri aggiunti. Ad esempio questo qua, ve lo dicevo anche nel video, contiene acqua, farina di riso, olio di semi girasole, alga marina, quindi non contiene zucchero, quindi non andate a pesantire con uno zucchero la vostra al massimo torta. Può contenere sciroppo di agave, sciroppo di mela, ma non zucchero però. Ok, versiamo un po' alla volta il latte e poi mescoli e vado con il frullatore. Oddio.
Ci voleva contenere. Un po' più alta, cioè. Devo mettere tutto qua. No, c'è tutto pure. Visto che il frullatore schizza e mia sorella sta cercando ancora un contenitore un po' più alto, io sto già mescolando a mano e devo dire che ci sto riuscendo abbastanza bene, quindi anche senza frullatore, con olio di gomito. Ce la sto facendo! Tu ti sei messa nella dispensa a cercare qua, io t'ho fatto! Si vede proprio che siamo delle pasticcere provette! Non abbiamo trovato il contenitore più alto, abbiamo trovato solo una pentola! Ma vieni qua un attimo! Vabbè, che fa? Va bene lo stesso, è l'unica cosa che fa la pasta! Ci vorrebbe una planetaria, ma noi siamo troppo arretrate! Non abbiamo i mezzi! Ma non ci arrendiamo! No, questa torta sa da far! Vogliamo la cioccolata! Com'è? Assaggia, Nenzia, com'è? Buona! Ok, io direi che basta, carino. Questa è la consistenza. Adesso la versiamo in questo stampo che abbiamo comprato a cuore. È vero, l'abbiamo comprato proprio oggi da Casanova. Esatto, da Casanova. Oddio, com'è pesante. Vabbè, ma si trova un po' in tutti i casalinghi. Questa è la consistenza. Sì, esatto, questa è la consistenza, è importante. Wow. Sì, è proprio invitante. Cioccolatosa. Deve essere una consistenza morbida, però comunque bella corposa e consistente, altrimenti poi non lievita. I vostri fidanzati non si accorgeranno che è light, perché è buonissima, una torta che cioccolata sana, autentica. Senza burro, senza uovo, guardate qua. È ottima. Eccola qua la nostra torta cioccolata nel cuore, guardate quanto è bellissima. Non la posso girare troppo se no cade, però è troppo bella. Adesso mi vado a leccare tutta la pentola. Mangia pure così, che fa? Ma poi non finisce qui, dopo ci sarà un altro ingrediente speciale per renderla ancora più golosa e gustosa. Per conquistare tutti i fidanzati e mariti. Con la gola si conquista. Con la scusa ce la mangiamo noi. Andiamo in fornara, ci vediamo dopo. Ciao ciao! Ciao. Eccola, Nancy sconvolta, abbiamo sonno, però si è fatta, anche se si è un po' rotta, siamo un po' tristi, però adesso la recuperiamo, non ti preoccupare, c'ho io il segreto, aspetta, ora vengo, la riparo. Come l'ha frittata? Uno, due, tre. E vai, non si è rotta, e vai! Adesso la mangiamo, ancora calda, ragazzi. Che bellina però. La nostra torta a cuore. Adesso questa segreto. Qua segreto, questa già sarebbe buona e sicuramente più dietetica di quello che faremo noi per imporcellarla, le renderà più goduriosa, perché ovviamente una torta per San Valentino, oppure magari la potete fare per i bimbi per compleanno. La cavitella, cliccate qua per vedere il video che già Nutella fatta in casa light. Questa è veramente light, dietetica e sana, senza olio di palma, senza grassi, senza burro, senza margarina, senza nulla di dannoso. Facciamo prima, andiamo a ricoprirla così viene ancora più goduriosa. Io ce la sistemiamo insomma un po', ce l'ho messo proprio sopra così. Wow. Sì, così, ecco, piccolo segreto, anche se si rompe magari, così si ripara. Mamma mia, che voglia. Wow. Hai visto com'è bella? È proprio invitante, dici la verità. Che dici, la faccio strabordare un poco giù? Sì, sì, tanta, tanta. La metto anche un po' sui bordi? Sì, sì. Quindi, wow, ne ho messa tantissima. Oddio, sono sempre esagerata io. Però guarda, così viene proprio precisa, guarda come viene bella. Sì, io la faccio anche sgocciolare un po' così, mi piace questo effetto. Porta Sacher, tutta che sgocciola. Vado sul serio. È troppo invitante, vero? Vederla così. Tutta cioccolata, è vero? Bei fragoloni. Adesso per decorazione, dato che San Valentino vuole il rosso, ci vuole qualcosa di rosso. Il colore dell'amore. Dell'amore, sì, quindi questo qua andiamo a metterlo per decorarla. La fragola col cioccolato, secondo me, è una cosa molto
come si dice, afrodisiaco, vero? Wow. È inebriante, sì, è molto buono. Un bel contrasto comunque, la cioccolata con la fragola di limonosa. Sì. È vero, a me piace, poi vabbè dipende dai gusti, però provate, è simpatica come idea. Eccola qua, guardate com'è bella goduriosa, mamma mia è troppo invitante. Ma non vedo l'ora di mangiarla. Speriamo che a mio fidanzato piace. I love you. Buonanotte. Ciao.